Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. In questi giorni sono arrivate delle domande relative all'utilizzo dei plugin di correzione di ascolto, come ad esempio Sienna, l'ultimo uscito, ma anche come Sonarworks o Realphones, da poter utilizzare all'interno di un ascolto generale, quindi riferito ad un ascolto al di fuori della DAW. Nel caso specifico volessimo utilizzare Sienna all'interno di un'applicazione come iTunes o qualunque altro tipo di applicazione per l'ascolto ad esempio della musica liquida, il sistema migliore che ho trovato è sempre riferito ai software di Rogue Ameba, che abbiamo già visto su questo canale attraverso l'uso di Loopback. In questo caso sto parlando di Audio Hijack 3, è un software eccezionale che ci permette di creare dei loop e delle connessioni audio tra applicazioni, con la possibilità, come vedremo, di sfruttare anche i plugin audio unit all'interno di questi loop. Quindi una sorta di DAW Super Partes che prende confidenza con il sistema operativo e ci permette di creare delle situazioni di loop e connessioni virtuali veramente molto molto efficaci. Prendiamo una sessione completamente vuota, possiamo scegliere da un template già organizzato oppure iniziare direttamente da un template vuoto. Scegliamolo, vediamolo, mettiamolo in espansione e analizziamo subito l'interfaccia. Questo qui all'interno è il workspace dove poter creare le nostre connessioni e a sinistra troviamo tutte le possibili connessioni che potremmo utilizzare con questa applicazione. Partiamo dai sources, ossia dalle sorgenti. In questo caso possiamo avere come sorgente audio un'applicazione, un input della nostra scheda audio o l'audio che esce dal sistema operativo. Come uscite abbiamo a disposizione l'output device, quindi le uscite della nostra scheda audio, la possibilità di inserire un'applicazione di recording all'interno del nostro stream, la possibilità di creare uno stream audio broadcast online, come ad esempio trasformare il nostro sistema in una radio di trasmissione online, o un live stream associato poi ad un server RTMP, come ad esempio YouTube, eccetera, eccetera. All'interno abbiamo la possibilità di inserire degli effetti basic che sono contenuti all'interno proprio di Audio Hijack, che sono un equalizzatore 10 bande, un balance che aggiusta i livelli stereo, un equalizzatore molto più basic con alti e bassi, il channels che ci permette di creare un piccolo mixer, un low pass filter, un mono enhancer, un controllo di pan e un volume. Oltre questi abbiamo all'interno delle funzioni advanced che ci permettono di ridurre i rumori in fase di trasmissione, ad esempio un de-click, un de-hum, de-noise, ducking, che è in grado di abbassare come un compressore il nostro segnale quando parliamo, ottimo per chi fa trasmissioni radiofoniche, un input switch appunto per le sorgenti, la possibilità di creare un sync perfetto tra le applicazioni e un time shift per poter scegliere di tornare avanti e indietro nella trasmissione. Nella sezione meters abbiamo poi a disposizione un menu bar meters, un peak RMS meters come quello delle DAW o un view meters. Sotto infine abbiamo tutti i plugin audio unit caricati nella nostra macchina, quindi nel nostro computer. Quindi tutti i plugin che sono in formato audio unit, non VST. Come si può utilizzare Audio Hijack? Ho creato delle piccole emulazioni. In questo caso ho scelto di utilizzare VLC come trasmissione di un segnale. Ad esempio voglio registrare in formato MP3 quello che è il contenuto di un video e quindi ho inserito un recorder qui all'interno tra VLC e l'uscita verso Zoom, quindi la device esterna. Quindi quando aprirò Zoom avrò un ingresso relativo all'applicazione Audio Hijack. In questo modo posso mandare il video in play e scegliere di registrare il segnale che poi entra nel recorder. Poi è possibile spostarli e combinarli come vedremo.
In quest'altra situazione ho creato un input device con il microfono che sto utilizzando, Studio One, quindi l'uscita di Studio One, che convergono all'interno di un mixer, in questo modo mono o stereo, in base al tipo di software che sto utilizzando per lo stream. Posso accenderlo e spegnerlo, e ovviamente l'uscita verso loopback, che adesso non è attivo. Quindi queste due sorgenti confluiscono in channels che poi invia il segnale al nostro loopback. Sotto ho fatto una situazione relativa all'ascolto dei software di correzione per le cuffie, come in questo caso Sienna. Quindi il segnale esce da iTunes, finisce nel plugin di Sienna, oppure anche quello di Sonarworks. Posso scendere qui in basso nei plugin, inserire ad esempio Real Phones di Dsonic, trascinandolo, e anche Sonarworks Reference. In questo caso posso avere tre stream diversi. Spostiamolo per avere più spazio nel nostro workspace, di sganciare i plugin, ecco qua. In questo modo posso avere anche tre uscite separate con tre correzioni separate, poi aprire il plugin all'interno. Adesso confluiscono tutte e tre verso l'output device, ma tornando nell'output device posso avere ad esempio tre cuffie collegate a tre uscite diverse del mio output device. Quindi li creo separatamente e li sgancio. In questo modo l'output device avrà tre uscite, quindi posso scegliere poi qui l'uscita della Fireface sotto Advanced, scegliere il canale su cui uscire ed avere ad esempio tre cuffie collegate con tre correzioni diverse. Questo mi permetterà poi di scegliere quella che più mi piace, quindi quella che più posso reputare utile al mio scopo, che potrebbe essere appunto l'ascolto o anche il mix o il controllo del mix e del master. Oppure in alternativa, se voglio utilizzare soltanto Sienna, spengo le device o le tolgo, come anche i plugin, e utilizzare direttamente la connessione iTunes Sienna output device verso la cuffia. In questo modo qualunque applicazione io tenga aperta all'interno del mio computer posso direzionarla in questa funzione. Ad esempio ho messo iTunes, ma se volessi anche l'uscita di VLC ad esempio, posso spostare l'applicazione qui sotto e convergerla direttamente verso Sienna, sempre alla prossima uscita. Lo stesso posso fare con le altre applicazioni che sto utilizzando all'interno del mio Mac. Per attivare eventualmente uno stream, quindi far ascoltare al mio cliente ciò che sto ascoltando da iTunes o da Studio One, potrei ad esempio aver necessità di inviare il segnale di Studio One verso il plugin di Sienna, lo togliamo da qua, che poi finisca nell'uscita del mio computer, quindi la mia Fireface, e che poi vada anche in stream verso il mio cliente, che avrà la mia stessa cuffia, oppure posso scegliere di utilizzare la correzione di Sienna per le sue cuffie. Quindi il mio cliente ascolterà nelle sue cuffie la correzione perfetta per le sue cuffie del mio mix o mio master che sto lavorando. Con la funzione live stream poi posso appunto far sì che possa agganciarmi direttamente a un server di YouTube o Zoom o Facebook per poter creare una sorta di connessione online. Se mando in play Studio One, attiviamo le uscite cuffie bypassando poi l'uscita di Studio One per evitare di andare in mono, e poi avremo l'uscita verso il nostro stream o appunto attraverso il nostro broadcast, se intendiamo attivare anche una funzione di broadcast contemporanea. Adesso ci sta avvertendo Audio Hijack che non ci sono connessioni broadcast in esecuzione. Quindi in combinazione con loopback possiamo comunque avere un sistema di streaming e di connessioni interne tra le due, dove poter sfruttare addirittura anche i plugin. Questa è una delle potenzialità espresse da Audio Hijack. Spero che questo video vi sia stato utile. Vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!